Ragazzi, ma quindi quando posso iniziare a fare il detective? La prossima volta che ci capiterà un caso da risolvere, Fimone. Non vedo l'ora di vedere Fimone in azione. Non vedo l'ora di risolvere il mio primo caso. Sì, al prossimo caso da risolvere potrai far vedere a tutti di cosa sei capace. Che bello. E quando? Chissà, magari ci cascherà un caso da risolvere dal cielo, proprio adesso. Ma che stai dicendo, Arex? Ah, non lo so, ogni volta che dico che qualcosa sta per cascarmi dal cielo, mi casca davvero dal cielo. Beh, quella si chiama coincidenza. Cosa? La credenza? Cosa c'è nella credenza? No, ho detto che quella si chiama coincidenza. Ah, e quindi adesso per coincidenza ci cascherà un caso da risolvere dal cielo. No, Arex, smettila, non ci cascherà proprio niente dal cielo. Ragazzi, quando potrò risolvere il mio primo caso? Quando ci capiterà un nuovo caso da risolvere, Fimone, te l'ho già detto. E quando ci capiterà un nuovo caso da risolvere, Vastatore? Arex, non ti ci mettere pure tu. Ok, scusa, tengo la bocca chiusa. Ragazzi, comunque fare il detective è davvero un lavorazzo. Ma se devi ancora iniziare a lavorare? Ah, non ho ancora risolto nessun caso? No, devi ancora riuscire a risolvere il primo caso. Ah, e quale caso? Io non mi ricordo nessun caso. Nessuno, Fimone, semplicemente ancora non hai iniziato a lavorare come detective. Quando inizio a lavorare come detective? La prossima volta che ci capiterà un caso da risolvere. Ah, e quando? Non ne posso più. Dai, Vastatore, ancora devi iniziare a lavorare e già ti sei stancato di Fimone. Infatti, mi sa che lo licenzio subito. Ma come? No, non voglio essere licenziato. E allora fai il bravo. Sì, farò bravissimo. Ecco. Comunque, dato che oggi non abbiamo nessun caso da risolvere, io mi metterei a dormire. Sì, anch'io, sono proprio stanco di non far niente. Ah, ora di dormire? Va bene, allora mi metto a dormire pure io. È stata una giornata molto faticosa. Abbiamo lavorato tantissimo. Mamma mia, quanti casi da risolvere. Fimone, smettila, non hai risolto nessun caso. Ok. Buonanotte. 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 Ma Fimone, l'hai già data la buonanotte? Ah, scusate. Allora, buonanotte. 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 Buonanotte, basta adesso. Buonanotte. 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 Ma Fimone, ti ho già detto buonanotte. 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 Basta, smettetela! Ok, scusate. Oh. 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 Il braccio! Ah, che succede? Ma come che succede? Lo so chi sei stato tu! Io? A fare cosa? In che senso? Chi ha fatto cosa? Cosa ha fatto chi? Come? Quando? Perché? Fimone mi ha attaccato mentre dormivo! Cosa? Ma non è vero! Ma Vastatore, ne sei sicuro? Non penso che Fimone attaccherebbe davvero qualcuno! Sì, ne sono sicuro, l'ho visto io! Mi ha morso il braccio e poi ha fatto finta di dormire! No, ma che dici? Io stavo davvero dormendo, non sono stato io, giuro! Se non eri tu, allora era il tuo sosia. Beh, probabile. Fimone non è mica l'unico allosauro del parco dei dinosauri. Sicuramente è stato qualcun altro, Vastatore. Infatti, Arc ha ragione. Magari è stato un altro allosauro. Non sono stato io. Fimone, io ti ho visto mentre mi mordevi il braccio. Ma io non ti ho morso il braccio. No, aspettate, non ho capito. Chi è Poraccio? Allora, Fimone, io mi sono svegliato e ti ho visto attaccato al mio braccio. Ma io stavo dormendo. Cioè, io soffro di perdita di memoria a breve termine, quindi oddio, non mi ricordo più, ma stavo dormendo. Arek, stavo dormendo. Non lo so, stavi dormendo? Non lo so, penso di sì. Ecco, pensa di sì. E questo equivale ad una confessione, quindi sei stato tu, mi hai aggredito mentre dormivo. No, mamma, io non aggredirei nessuno. Ok, posso riperdire la memoria a breve termine, però comunque so che io non farei mai del male ad una mosca. Sì, invece. No. Sì. No. Quindi dici che non faresti mai del male ad una mosca? Esatto. Bene, allora dimostralo. Come lo devo dimostrare? Non faccio male ad una mosca, io sto fermo, non faccio male a nessuno, quindi te lo sto dimostrando, no? Tu mi stai prendendo in giro. No, dico la verità. Tu mi prendi in giro. No, ti dico che non sono stato io a muoverti il braccio. Io ti sbrano. Ah, no, Vastatore, fermo.
Aiuto, aiuto! Avanti, reagisci! Ma a me non piace combattere! Bastatore, mollalo! Lasciami, Alex, lasciami! Oi oi, ma perché mi hai attaccato? Bastatore, ma sei impazzito? Perché hai attaccato Fimone? Beh, perché credevo mi avrebbe attaccato anche lui. Ma te l'ho detto che Fimone non farebbe mai male ad una mosca. Ma prima mi stava mordicchiando il braccio. Ma ti ho detto che non era lui. Deve essere stato qualcun altro. Sicuramente è stato un altro allofauro. Inizio a pensare che sia vero. Ma perché è vero, Bastatore? Ma se non è stato Fimone, allora chi può essere stato? Non lo so, io non conosco altri allosauri, ma sicuramente ce ne saranno tantissimi altri. E se fosse stato l'Allosaurus Rex? No, quello non si vede da queste parti da un bel po'. Sì, infatti. Beh, ci resta una sola cosa da fare. Iniziare ad indagare sul caso. Quindi adesso ho un capo da risolvere. Sì, Fimone, adesso ci aiuterai a risolvere questo mistero. Che bello! Finalmente un capo tutto per me. Bene, da cosa iniziamo, Bastatore? Come prima cosa devo annusare il mio braccio. Non c'è bisogno che ti annusi il braccio, Bastatore. Lo sappiamo già che puzzi. Ma no, che non puzzo. Mi devo annusare il braccio perché è il punto in cui mi ha morso quell'allosauro. Ah, giusto. Quindi dopo che ti sei annusato il braccio sarà più facile cercarlo tramite l'odore. Esattamente. È proprio per questo che mi devo annusare il braccio. Bene, allora, non so, buona annusatura. Ok. Accidenti. Ti vedo un po' in difficoltà, Bastatore, che combini? Sto cercando di annusarmi il braccio. Ah, ok, fa pure. Cavolo. Oio. Ma secondo te che sta facendo? Sembra una nuova tecnica di annusamento. Sì, però potete anche aiutarmi voi due, invece di starvene lì impalati. Ma aiutarti a fare cosa? Sembra che tu te la cavi benissimo da solo. Ma no, che non riesco a cavarmela da solo. Non vedete che ho le braccia troppo piccole? Non riesco a farle arrivare al mio naso. Che hai detto? Vuoi un vaso? Se vuoi te lo vado a comprare subito, Bastatore. No, tranquillo, glielo vado a comprare io. Aspettatemi qui. Grazie, Fimone, sei proprio gentile. Ma quale vaso? Non mi serve un vaso. Ho detto che non riesco a far arrivare le braccia al mio naso. Ah, ok. Fimone, torna qui, non ci serve più il vaso. Ah, no, come mai? Non lo so, ha detto che non serve più, Bastatore. Va bene, allora. Oh, datemi una mano, dai. Perché vuoi una mano? Perché non sto riuscendo ad annusarmi il braccio. E quindi vuoi la mia mano così annusi la mia? Ma no, nel senso che mi serve aiuto. E dirlo prima, no? Infatti, ma che stiamo facendo? Cose importantissime, Fimone. Stiamo cercando di annusare il braccio di Bastatore. Bello, mi piace questo gioco. Vabbè, Bastatore, stai fermo, dai. Adesso te lo annuso io. Era ora. Tranquillo. Puzzi come al solito, Bastatore. Ma non era questo il braccio, Citrullo. Era l'altro braccio. Ah, scusa. Fammi annusare l'altro braccio, allora. Ecco. Vediamo un po'. Puzza di allosauro. No, davvero? Sì. Bene, adesso dobbiamo seguire questo odore. Ok, seguiamolo. Seguiamolo. Ma che... Ecco, vedi? Tutto ci porta a Fimone. Ma no dai, Bastatore, non credo. Semplicemente l'odore di Fimone è quello di un allosauro. Perciò è normale che l'odore sia simile. Va bene, continuiamo. Continuiamo. Allora, dobbiamo cercare delle tracce di allosauro. Qui si sente uno strano odore. Ed è proprio l'odore di un allosauro. Guarda, Bastatore, qui l'erba ha una strana forma. È come se ci fosse stato steso qualcuno. Qualcuno che sembra avere proprio la conformazione di un allosauro. E se fosse stato proprio un allosauro? Non ci sono dubbi. Qui ha dormito un allosauro. Sì, Arex, lì ci ha dormito Fimone. Oh, e che cavolo! Ok, Bastatore, forse hai ragione. Tutti gli indizi portano a lui. Ecco, Fimone, mi dispiace, ma ti tocca confessare. Ma confessare cosa? No. Sono sicuro che vi è stato un altro allofauro. Adesso ve lo dimostro. Anch'io sento odore di allofauri. Adesso vi rivolgo subito il capo, Lo seguo. No, è da quella parte. Anfino, è andato di là. No, aspetta, ma l'odore mi porta da questa parte? Anfino, da questa. Uffa, sono confuso. Mi era sembrato di vedere qualcuno. Non c'è nessuno. Una coda!
L'ho preso da Gaffi, l'ho preso. Ma Fimone, quella è la tua coda. Infatti, stai seguendo le tue stesse tracce. Ma ragazzi, non posso essere stato io. Sì, Fimone, sei stato tu. Solo che non te lo ricordi perché soffri di perdita di memoria a breve termine. Ma ragazzi, lo giuro, io non vi farei mai del male. Beh, è vero, Vastatore, lui non ci farebbe mai del male. Accidenti, il mistero si infittisce. Che hai detto? Ho detto che il mistero si infittisce. E che vuol dire infittischere? Nel senso che il mistero si fa sempre più misterioso, insomma. Ah, ok, comunque è vero. Se non è stato Fimone, allora chi può essere stato? Cioè, io fo che non fono volo anche quando fono volo. Ma questo lo vogliamo veramente nella nostra squadra? Ah, boh, non lo so, potrebbe esserci utile, l'hai detto anche tu. Io penso che sarebbe solo una grande seccatura. Sì, vabbè, ma lo sappiamo che Fimone è un po' particolare, però non è cattivo. Sì, infatti, non mi sembra il tipo che si mette ad attaccare dinosauri a caso. Infatti, tranne quando si trasforma in Spike. Sì, infatti. Ah, un momento! Ah, che cosa? Fimone soffre del disturbo di personalità multipla. Ah, è vero, me l'ero dimenticato. Cavolo, non ci avevo pensato. Scusate, ragazzi, ma di che state parlando? Fimone, abbiamo appena risolto il caso. Avete risolto il caso? Ma bravissimi! Siete troppo bravi. E quindi chi è stato? Sei stato tu. No, aspetta, Pastatore, non è del tutto corretto dire che è stato lui. Certo che è stato lui. È stato lui con la sua doppia personalità. Sì, ma quando emerge la sua seconda personalità non è più lui. Diventa Spike. Hai ragione. Quindi come facciamo? Se arrestiamo Spike, arrestiamo anche Fimone. Sì, è vero. Però è difficilissimo capire cosa sia giusto fare in questo caso. Spike continua ad essere un dinosauro pericoloso, ma non è giusto recludere anche Fimone. Ehi, ragazzi, non sto capendo. Recludere chi? Cosa? Chi è Spike? Spike è la tua seconda personalità, Fimone. Eh? Io ho una seconda personalità? Sì, ed è stato lui a mordermi. Oh, caspiterina. Bisogna subito sbatterlo dentro. Sì, ma se rinchiudessimo lui, rinchiuderemmo anche te, Fimone. Perché? Io non sono colpevole. Sì, ma abitate tutti e due nello stesso corpo. Abitiamo non ho capito. Dove si trova questo Spike? Te l'ho detto, si trova nel tuo corpo. Cosa? Mi sono mangiato Spike. Aiuto! Che facciamo? Facciamo una cosa, ragazzi. Quando andrò a fare la cacca, io vi chiamo e vi dico: guardate, è uscito Spike. Così lo potete rinchiudere, insomma, no? Cioè, non ci posso credere. Ma chi me l'ha fatto fare a farlo diventare un detective come noi? Oh, Vastatore, calmati. Adesso dobbiamo cercare di risolvere questa situazione. Dobbiamo arrestarlo o no? Io dico di arrestarlo. Sì, arrestiamolo. E aspettate, chi dobbiamo arrestare? Spike. E arrestare Spike significa arrestare anche te. Sì, aspettate, perché arrestare me? Non lo so, Vastatore, a me non sembra giusto. Ma mi ammorzo. Se ci pensi non è nemmeno un reato così grave, eh. Tu mi mordi sempre. Sì, ma lui lo ha fatto contro la mia volontà. E che significa? Che io ti do il consenso di mordermi? No, cioè volevo dire che... Secondo me non va arrestato, non ho fatto niente di male. Certo, mi ammorzo. Capirai. E poi è un dinosauro, è nella sua natura mordere. No, ragazzi, io non ti sto capendo più niente, ma di chi è la colpa? Io non ho un morfo Vastatore, non voglio andare in prigione. Che sicuramente è stato qualcun altro e bisogna catturarlo subito. Eccolo, sta arrivando Spike. Oh no! Vi sono mancato, ragazzi? Eccolo qua. Bene, stavamo proprio parlando di te. Sei stato tu a mordermi, confessa. Sì, sono stato io. Indovinate perché? Perché ho un buon sapore e ti andava di mordermi. No, volevo semplicemente ricordarvi della mia esistenza. In che senso? Che egocentrico. Sì, perché avete fatto diventare Fimone un detective e avete totalmente dimenticato che dentro di lui ci sono anch'io. E non potete capire la mia invidia. Cioè, perché quell'idiota di Fimone sì e io no? Perciò volevo ricordarvi una cosa, cari dinosauri. Se prendete lui, prendete anche me. Ma se non volete avere me, beh, non avrete nemmeno Fimone.
Lo sapevo! Non avremmo dovuto assumere Fimone! Non avevo mica pensato che la sua doppia personalità avrebbe potuto crearci dei problemi! Sì, infatti! Dopo tutto ha ragione! Se prendiamo Fimone, prendiamo anche lui! Mi dispiace, Arex, ma dobbiamo licenziare Fimone! Ma perché? Che colpa ne ha lui? Mi dispiace, ma non possiamo continuare a lavorare con uno che soffre di doppia personalità! È proprio per questo che ti ho morso, vastatore! Volevo ricordarti che anche se mi ignorate, io continuerò a venire fuori e continuerò a crearvi problemi! Mi dispiace, ma non vi libererete così facilmente di me! Perciò scegliete! Prendete me e Fimone o non prendete nessuno dei due? Non lo so, li prendiamo tutti e due? Io dico di no! Non prendiamo nessuno dei due! Ma perché, vastatore? Mi dispiace, Arex, non possiamo continuare a lavorare con uno psicopatico come Spike! Lo sai che è pericoloso e ci creerebbe un casino di problemi. Anche questo è vero, ma magari potremmo tenerlo dalla nostra parte. Potrebbe esserci utile, no? Dopotutto lui è molto forte. No, mi dispiace. Beh, quindi questa è la vostra risposta, eh? Va bene, lo immaginavo. Allora vi saluto. Ciao, ragazzi. Scusate, credo di essermi appifolato. Bentornato, Fimone. Spike aveva preso il sopravvento. Chi è Spike? È la tua doppia personalità, Fimone. Quindi è stata colpa sua? Com'è andata? Che è successo? L'avete arrestato? No, lo abbiamo licenziato. E perché? Perché è pazzo e ci crea solo problemi. E allora avete fatto bene. Ben gli sta. Sì, però ecco. Abbiamo rifolto il capo, no? È tutto ok? No, Fimone, in realtà abbiamo licenziato anche te. Perché? Perché, ecco, condividete lo stesso corpo e lui potrebbe prendere il sopravvento da un momento all'altro. Ok, lo capisco. Va bene, allora io vado via, anche se mi piacerebbe tantissimo rimanere qui con voi e risolvere i casi insieme, però ecco, va bene, io vado via e grazie di tutto. Ciao. Però a me dispiace, vastatore. Già, sta dispiacendo anche a me. Mi ha fatto pena, poverino. Dai, forse dovremmo riprenderlo con noi. No, Arex, è troppo rischioso. Spike è un dinosauro molto pericoloso. Boh, va bene. Accidenti, come possiamo fare? No, vastatore, io non ce la faccio. Vado a richiamarlo. No, Arex, che fai? Io dico di prenderli tutti e due, vastatore. Ma che dici? È troppo rischioso. E quindi? Non abbiamo mai rischiato nella vita? Chi non rischia non ottiene nulla, vastatore. Fimone potrebbe esserci molto d'aiuto. E anche Spike. Ma che dici? Ci creerebbe solo problemi. Invece no. Troveremo un modo. Vado a richiamarlo. Sei un testardo. Uffa. Va bene. È andata così. Fa niente. Ok, troverò qualcos'altro da fare. Cosa è successo? Che si faccio qui? Ma non ero insieme ad Arex e Vastatore fino un attimo fa? No, forse ricordo male. Sì, come sempre ricordo male. Purtroppo io soffro di perdita di memoria a breve termine e questo non cambierà mai. Se non fosse così, a quest'ora sarei già un bravo detective. Invece no, sono solo uno stupido allofavo inutile e smemorato. Continuerò a fare quello che ho sempre fatto, cioè niente. E continuerò a essere inutile e stupido. Ma non fa niente. Fimone! Aiuto! Arex! Che c'è? Ti vogliamo nella nostra squadra, torna indietro. Quale squadra? Una squadra di calcio? Quale squadra di calcio? Vogliamo che tu sia un detective come noi. Davvero? Mi volete a lavorare con voi? Sì, dai, vieni con me. Sì, sono l'ispettore Fimone. Eccoci qua, vastatore. Allora, la mia idea è questa. Quando avremo bisogno di un terzo detective, noi chiameremo Fimone. Non lo so, Arex, non mi sembra una buona idea. Sì, vastatore, ci sono dei casi troppo difficili da risolvere in due. E qualche volta potremmo aver bisogno di un terzo dinosauro. E voglio che sia Fimone. Ma perché proprio Fimone? Hai visto? È il dinosauro più complicato che ci sia. Ti dimentica le cose. Soffre di doppia personalità. Sì, ma ha comunque delle qualità che noi non abbiamo. Pensaci bene. È vero che Fimone si dimentica le cose. Perciò qualche volta potrebbe aver bisogno dei suoi tempi. E comunque è un dinosauro molto calmo e paziente. E sono qualità fondamentali per il nostro lavoro. Quindi sì, Fimone potrebbe esserci d'aiuto. E anche Spike, dato che è fisicamente molto più forte di noi. Quindi sì, continuerà a collaborare con noi. O meglio, continueranno. Ma quindi mi prendete? Va bene, ma non sarà facile, Arex, per niente. Sì! E dai, vastatore, a chi piacciono le cose facili? Va bene, Fimone, sei di nuovo dei nostri. Sì, che bello! Benissimo!
ottimo, ragazzi! Avete fatto la scelta giusta, non ve ne pentirete! Lo spero tanto.